perché io sono di Baggio, perché per chi non lo sapesse, Baggio è un quartiere nella periferia di Milano. Baggio è un posto fantastico dove vivono, è un posto bellissimo, per certi versi è come essere rimasti nel 1600, no? Cioè, le mucche, le strade non asfaltate, l'aspettativa di vita di 27 anni. Sono un sacco di cose bellissime a Baggio, è proprio stupendo. I miei amici mi prendono per il culo perché dicono che io, per arrivare a scuola, siccome sono lontano, effettivamente ci metto 4 ore, no? Ti dico che ci metto un sacco. E che mi devo svegliare tipo alle 7 del mattino, prestissimo, per andare a scuola. Cioè, io mi sveglio alle 7 del mattino. Mi dicono che mi devo svegliare alle 3 del mattino per andare a scuola. Io mi sveglio alle 7 e mezza come tutti, ragazzi. A volte arrivo a scuola che l'ultima ora non è finita. Quindi, no, io volevo parlarvi di questo prodotto tipico di Baggio, in particolare, che è l'hashish. E... In particolare vi volevo raccontare di un aneddoto, di una cosa che mi è successa qualche tempo fa. Cioè, io sono tornato a casa un po' fatterello. Oddio, fatterello. Diciamo che avevo le sinapsi di Marzullo dopo 2 ore di conversazione sulla critica della ragion pratica di Kant, no? Più o meno, sì. Diciamo che non ero del tutto a posto, ma sono tornato a casa e quindi più o meno la scena è stata questa. No, torno a casa, ora di cena, ho fumato, testa bassa, dritto in bagno, mi guardo allo specchio. Lo specchio guarda me. Io guardo lo specchio. Parte la gara, chi ride prima. Dopo 20 minuti non so più se io sono me stesso o il mio riflesso. La cosa mi terrorizza, cazzo. Una voce mi chiama, è pronto? Ma chi è pronto? E a fare cosa soprattutto? Neanche il tempo di rifletterci, grido, chi? In risposta. La cena, mi rispondono anche per farvi capire in che cazzo di casa abito, capito? Esco dal bagno per andare a cena, no? Cazzo la cena, dico. La cena, che invenzione. Un pasto serale per saziare gli stomaci affamati di lavoratori instancabili prima di riposare le membra stanche nel proprio giaciglio. Mi rendo conto di aver esordito con questa frase a tavola. Due signori nella penombra mi scrutano, uno alto, pelato, ha 6 figli, l'altra più bassa, anche lei 6 figli. Io perspicace faccio notare la coincidenza. Com'è andata la giornata? Esordisce il pelato. Devo solo respirare con calma e rispondere qualcosa di banale che non desti sospetti. Nella mia mente scorro le possibili alternative. La prima è una bestemmia, la seconda e la terza parolacce, la quarta mi salva. Bene. Devo solo bere un goccio d'acqua, combattere la secchezza delle fauci, salivare e rispondere una cosa. Dopo 3 minuti, con il pelato che mi fissa in modo interattivo, rispondo, bene cazzo. Qualcosa è andato storto, no? Qualcosa è andato storto. Mi scuso. Arriva il primo, pasto al ragù. Mi piace. Esulto compostamente. Separo. La pasta dal ragù. Voglio sentire distintamente i sapori. Mangio la pasta. Mia mamma porta i profiteroles. Mia mamma, che nel frattempo avevo capito essere mia mamma, no? Mi porta i profiteroles. Con la forchetta allargo un pochino sul profiteroles e infilo accuratamente il ragù. L'operazione richiede un bel po' di tempo. Sollevo lo sguardo. I miei non ci sono più. È notte inoltrata. Sto mangiando profiteroles con ragù da solo sul terrazzo. Grazie. Grazie mille.